Il suo nome è Zitromax, è un farmaco il quale non si riuscirebbe a trovare nelle farmacie d'Italia. L'antibiotico in questione sarebbe il più utilizzato per quelli che sono i malati di Covid, da come si legge sul web, sia che si trovano in ospedale che a casa. Lo Zitromax, diciamo che sarebbe introvabile il generico, a mancare sarebbe la molecola necessaria per produrre il farmaco che viene prescritto in associazione con degli antinfiammatori. C'è grande difficoltà nel reperimento del medicinale in questione, dovuto all'abnorme utilizzo che si sta facendo negli ultimi 2 mesi di tempo, legato, o meglio collegato, all'aumento dei contagi per colpa del Covid e probabilmente all'accaparramento anche da chi purtroppo, o meglio per fortuna, non ha ancora contratto la malattia, ma ha lo stesso paura di essere contagiato proprio di questa malattia. Andando a vedere nel dettaglio di cosa si tratta, è un antibiotico che ha la base di azitromicina, che viene commercializzato dalla stessa Pfizer, questa azienda che va a produrre lo stesso vaccino anti-Covid. È un antibiotico che va a combattere le infezioni delle vie respiratorie. È stato più volte prescritto negli ultimi mesi, da come si legge nel web, da diversi medici per combattere il Covid-19 a casa. Il farmaco viene prescritto soprattutto per il trattamento di bronchiti, soprattutto dei bambini più piccoli. Ma non c'è soltanto il Covid, anche le temperature rigide e il freddo forse vanno a incrementare eventuali contagi, o meglio, possibilità che si pensi che sia Covid. In realtà sono semplici raffreddori autunnali, o meglio invernali, derivati proprio dal clima freddo di questi tempi. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. Iscrivetevi al canale da Radio Italiano Commentate. Ciao a tutti, al prossimo video.